Buonasera amici sportivi, ben ritrovati su Goleada, la trasmissione dedicata al calcio dilettantistico teramano. Non si gioca ancora per il momento, ma ci sono buone notizie perché la Federazione Italiana Gioco Calcio, nella sezione abruzzese, ha deciso già le date del rientro, quindi stasera parleremo più concretamente di quando categoria per categoria si tornerà sui campi. Saluto la regia di Pietro Baldassarre e avremo anche un prezioso collegamento con Luca Salini. Stasera abbiamo le pagelle, il pagellone di alcune squadre di seconda categoria, più propriamente quelle di seconda A e seconda D, teramane sempre. Ma vado a presentare l'ospite che è qui con noi in studio, l'allenatore del Colleaterrato Calcio, Dante Palmarini. Buonasera Dante. Buonasera Angelo. Per la prima volta qui ospite negli studi Super J a Goleada, benvenuto, buonasera. Buone notizie, insomma, prendiamole per buone, tutto grasso che cola, dopo gli ultimi anni in cui le soste sono diventate sempre più lunghe fino a poi diventare purtroppo definitive. Questa comunque è una prima buona notizia. Voi vi siete già riallenati ieri sera, quindi già avete iniziato a Sì. assaggiare un pochino il campo come auspicio, come buon segno, quindi speriamo, insomma, si possa riprendere. Voi a Colleaterrato vi state iniziando a muovere. Sì, noi abbiamo ricominciato gli allenamenti ieri sera, in settimana ne faremo un altro, poi settimana prossima abbiamo intenzione di fare più allenamenti perché comunque, contando che noi siamo fermi dal 5 di dicembre, cioè Eh sì, l'ultima perché giornata di andata è stata il 5 di dicembre, quindi ricominciare il 13, senza fare un bel po' di allenamenti, dobbiamo rifare, diciamo, una preparazione. a volte si sta più, insomma, meno fermi l'estate rispetto a questa sosta che ormai si protrae, sarà più lunga dei due canonici mesi estivi. Allora, diamo subito queste date perché è la notizia, insomma, di queste ultime ore. Dell'eccellenza si era già detto che riprenderà il 30 gennaio, chiaramente coppe e recuperi esclusi. La promozione, quindi insieme alla prima e seconda categoria, riprenderà il 13 febbraio, quindi ancora un 3 settimane circa Sì. di attesa, e poi se tutto va come si spera, potranno, insomma, riprendersi i campionati nel loro regolare svolgimento. C'è anche una nota del presidente regionale Concezio Memmo che anche vi fa i complimenti a tutte le società per come avete gestito questo periodo non facile, perché individua nelle società come un presidio per la salute pubblica delle città e dei quartieri, dove comunque si dimostra un basso numero di positivi tra i tesserati, soprattutto delle categorie giovanili. E anche la terza categoria potrebbe avere delle novità a breve, perché domani, giovedì 20 gennaio, alle ore 18:30 è prevista una riunione appunto per discutere sulla data dell'inizio anche del campionato di terza categoria. A breve ci collegheremo anche con Luca Salini, perché stasera abbiamo da dare queste pagelle a voi. Tre società di seconda A e anche le quattro teramane che sono nel girone D di seconda categoria. Ma io voglio iniziare con tiro del tu, siamo Assolutamente. entrambi, insomma, Sì. quasi coetanei, e tu sei più giovane di me, però da qualche anno già ti sei cimentato nel ruolo di allenatore. Innanzitutto ti volevo chiedere come mai questa scelta, che nasce da un tuo percorso già nelle giovanili, poi adesso vedremo nella seconda parte bene, ma ormai da 3-4-5 anni che sei in pianta stabile tecnico di alcune società della provincia. Sì, diciamo, io ho giochicchiato, purtroppo a causa di infortuni ho smesso un po' presto, però mi è sempre piaciuto, quindi ho iniziato con le giovanili, ho fatto 5 anni con la scuola calcio Bonolis Teramo e poi niente, avevo voglia di qualcosa di più, Quindi hai fatto quindi tutto il ho corso, ti sei fatto, sì, abilitato e da assolutamente. qualche anno è iniziato nella realtà del Rocca Santa Maria. Sì, ho iniziato con il Rocca, non inizierà benissimo la mia avventura perché è iniziato con una retrocessione, poi sono stato 2 anni a Paterno,
Abbiamo fatto anche i playoff un anno, poi ci siamo dovuti fermare per il Covid e quest'anno sono ripartito da Collatterrato. Dalla vicinissima, noi siamo qui Collatterrato, che è una realtà comunque importantissima del nostro calcio dilettantistico. Allora, io, se è pronto il collegamento con Luca Salini, lo andrei subito a salutare, innanzitutto a ringraziare di dare questo prezioso contributo alla nostra trasmissione. Luca, riferimento ormai per il calcio dilettantistico. Luca è andata alla grande, la prima trasmissione di Goleada dedicata alle pagelle del girone di andata, e quindi ti abbiamo chiesto anche di riproporle per la seconda categoria. Tu, come tua consuetudine, non ti sei sottratto a questo compito, che qualcuno per qualcuno è molto scomodo, ma Luca ha le spalle larghe per poter anche dare qualche simpatico giudizio. Ciao Angelo, buonasera, saluto anche il mister Palmarini, che ho avuto il piacere di intervistare, è una persona squisita, oltre che un ottimo allenatore. Buonasera Luca, grazie. Luca, notizie positive innanzitutto per quanto riguarda il rientro nell'attività sul campo, sui campi. Ci sono date certe, 13 febbraio, promozione prima e seconda categoria. Sì, finalmente diciamo che qualche dato certo emerge, soprattutto mi preme anche sottolineare il nuovo protocollo che ha accorciato di tantissimo i tempi per effettuare la visita medica in caso di positività asintomatica oppure con sintomi lievi, mentre prima erano previsti soltanto 30 giorni, adesso dopo 7 giorni si può fare già la visita di controllo e quindi la visita agonistica per tornare a giocare. Questo ovviamente soltanto per gli asintomatici. Sì, questo aspetto è importantissimo. Sì, questo è fondamentale. Visto l'alto numero comunque di coinvolti delle ultime settimane. Sentivo l'altro giorno Alessandro Di Marco, il direttore sportivo del Cellino, che lamentava proprio questa regola un pochino da rivedere, proprio perché metteva a repentaglio la possibilità di proseguire il campionato. Nel caso ci sono tanti positivi in una squadra, se ci vogliono 30 giorni più magari 15 per negativizzarsi, sarebbero stati tempi biblici prima di vedere il ritorno in campo di un giocatore positivo. Quindi davvero un passo avanti importante. Esatto, poi le grandi modifiche è stata anche quella col nuovo decreto di inizio anno che prevedeva la necessità, per quanto riguarda i tesserati, di dotarsi del Green Pass rafforzato. E sappiamo che non tutti, ne abbiamo dibattuto anche nelle ultime puntate del 2021, non tutti i ragazzi erano a posto, quindi questo, anche parlando col mister qui, ha spinto un po' anche gli indecisi, parte degli indecisi si sono regolarizzati anche facendo il vaccino. Sì, fortunatamente anche nella nostra squadra oramai sono tutti quanti vaccinati, quindi tutti quanti hanno il Green Pass rafforzato. Comunque è un modo anche per diciamo uscire da questa situazione, quindi ben venga che anche tutti gli altri giocatori che non erano convinti si siano decisi. Allora, prima di andare col pagellone molto atteso, che poi dopo ha suscitato anche qualche dibattito, come era prevedibile, sui social, perché è normale che sia così, voglio un attimino capire come è iniziata la stagione del Collatterrato, quali erano le ambizioni, con quali prerogative avevate approcciato l'inizio di questo campionato e come poi è andata, perché comunque si è giocato parecchio fino a fine anno. Allora, quest'anno praticamente abbiamo ricominciato con non poche difficoltà. Sicuramente venire da un anno e mezzo di fermo quasi non ha facilitato il tutto. Poi noi comunque abbiamo un presidente che ci tiene veramente tanto alla squadra. Forse si aspettava qualcosina di più. Abbiamo perso dei punti per strada. Attualmente ci troviamo a metà classifica. Ripeto, il presidente. Quindi forse... squadra ben costruita, una squadra con... Noi siamo ripartiti comunque dal Collatterrato, quindi i giocatori che già c'erano, non abbiamo fatto grossi acquisti, abbiamo inserito dei ragazzi giovani del 2002, 2001, un paio di ragazzi del 2000 che si sono perfettamente integrati
e cerchiamo di andare avanti con quello che abbiamo. Voi avete il campo qui di collaterato, immagino anche voi dovete fare i vari turni, no? Tutte le squadre, soprattutto qua di Teramo Capoluogo, sono lamentate di questo aspetto. Purtroppo sono tantissime le società e i campi sono pochi. Sì, sono pochi i campi, le società sono tante. Noi dividiamo il campo con il Castagneto e con il Paterno Tofo. Quindi sì, dobbiamo ovviamente adeguarci e a volte ci si allena prima, a volte dopo, Quando giravo per però. fare le foto qualche anno fa, c'erano alcune squadre che facevano il turno, l'ultimo turno, credo iniziassero alle 9:30, alle 10 ad allenarsi. E con il Paterno 2 anni fa sì, facevamo quel turno lì noi, perché giustamente c'era la priorità di altre squadre. Ci vuole una grande passione per Sì, sì. poter anche subire questo tipo di condizioni, col freddo, con gli orari, con insomma, almeno il sintetico, almeno il campo, un bel campo sintetico, quello non vi manca. Allora Luca, qualcosina su collaterato sicuramente lo avrai da dire adesso nelle pagellone, ma già dicevi della serietà, non, a dispetto della giovane età di mister Palmarini che ti ha colpito, no? Nell'occasione dell'intervista, un tecnico giovane ma ambizioso al tempo stesso. Sta Sì, facendo già giovane una certa ambizioso esperienza. con i piedi per terra, umile, che fa giocare bene le sue squadre. Che ho visto anche alcuni risultati di quest'anno. La sua squadra segna tanti gol, forse ne subisce anche un po', però fa un calcio propositivo, gioca a viso aperto e questo, diciamo, per le nostre categorie rappresenta veramente qualcosa di importante. È anche da prendere come esempio. Non fa il calcio speculativo. Gli piace comunque fare il suo gioco e i risultati, diciamo, nel corso di questi anni, nonostante sia ancora giovane, gli hanno dato ragione, insomma. È Il modello di veramente. mister, scusami Luca, il modello a cui ti ispiri come allenatore. Luca diceva questo aspetto di calcio, ecco, non speculativo, ma alla ricerca del bel gioco e anche magari di fare un gol più dell'avversario rispetto che prenderne uno in meno. Sì, praticamente a me non piace far giocare la mia squadra, rispetto all'avversario, cioè, cerco di far giocare la mia squadra, quindi a volte rischiamo, subiamo qualcosina di più, però, voglio che i miei ragazzi comunque abbiano il possesso di palla o perlomeno ci provino e se incontrino, delle squadre comunque più forti, provino lo stesso a vincere la partita. C'è stata una vittoria che ti ha dato particolare soddisfazione in questo primo girone col collaterale. Allora, quest'anno sì, forse quella con il Pianola, dove abbiamo vinto 6-0, ma non tanto per il risultato, ma per come l'abbiamo approcciata, come l'abbiamo gestita. Quindi sì, forse quella. Allora Luca, io direi che dopo aver fatto un po' un quadro introduttivo, possiamo andare soprattutto prima insomma, in questi 10 minuti da qui alla pausa, andiamo con le pagelle delle tre teramane di seconda A, e sto parlando del Lions Villa, della Simpoint Romano e soprattutto del collaterrato di mister Palmarini. Partiamo chiaramente da Lions Villa, a cui hai dato un voto altissimo, 9 in pagella, e dico pure il titolo che ci ha inviato: campionato assolutamente dominato da una squadra di alto livello. Sì, Angelo, Lions Villa ha fatto 9 vittorie e 2 pareggi, ha 6 punti di vantaggio rispetto alla seconda, ha il miglior attacco e ha la terza miglior difesa. No, scusami, la seconda miglior difesa, ha subito soltanto 11 reti. Quindi già questi dati parlano da soli. Poi voglio dire, la squadra è stata costruita per vincere. Il mister Cipolletti è veramente valido. È riuscito, diciamo, ad adattare tutti i giocatori al suo gioco e ha ottenuto veramente risultati importanti. Poi tieni conto che hanno anche fatto qualche aggiustamento sul mercato, anche se non avevano bisogno, perché la squadra è già altamente competitiva. Hanno ripreso Lino Caterini e poi in più
hanno preso dal Gagarin Marco Ruggeri, che è un centrocampista che era anche con me ai tempi del Bisendicalcio, veramente esperto e di livello. Quindi diciamo che non, il voto 9 è ampiamente meritato, Che non avevi dato a l'ultima nessuno partita. nella scorsa settimana, 9 non l'avevi No, 8 dato a nessuna e mezzo squadra nemmeno di massimo. prima categoria, massimo 8 Poi e mezzo, ricordo. l'ultima partita hanno vinto il 19 dicembre 1-0 a Pianola, quindi è una squadra veramente che sta facendo un campionato di alto profilo e i risultati, anche i numeri, lo testimoniano, diciamo. Mister Il Palmarini è d'accordo presidente. con l'analisi di Luca? Assolutamente d'accordo. Squadra quadrata, squadra forte, con dei singoli veramente di categoria superiore, lo possiamo dire, perché c'è Stefano Gioia, c'è Andrea Francia, c'è Tony Manente, Luppelli, Foglia, cioè è uno squadrone. Il presidente è un presidente ambizioso, già da un paio d'anni ci prova a fare il salto di categoria. In più hanno preso il mister Cipolletti che non ha bisogno di presentazioni. Voi l'avete incontrata, che partita è stata quella del girone d'andata? Sì, è stata una partita. Allora, risultato finale 3-1 per loro. Abbiamo giocato a Montorrio, ce la siamo giocati a viso aperto, abbiamo preso subito una traversa noi, un paio di occasioni sbagliate, alla prima vera occasione per loro ci hanno fatto gol. Le grandi squadre fanno così. Abbiamo subito poi il 2-0 inizio ripresa, abbiamo accorciato e ovviamente ci hanno fatto il 3-1 finale. Quindi partita insomma più equilibrata forse di quello Sì, che dice poi il punteggio finale. Allora Luca, dopo questa promozione ad altissimi voti, 9 per il Lions Villa, diciamo che hai dato alla seconda squadra teramana, che è la Sim Pontevomano, il voto 7, titolo in sì. zona playoff nonostante un avvio non proprio esaltante. Sì, la Sim ha 20 punti in classifica, diciamo che ha un solo punto dai playoff, ha fatto 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte e soprattutto dopo un inizio non esaltante in cui diciamo che hanno fatto 2 punti in 3 partite, tenendo conto che sono stati raggiunti con Forconi e Monterreale proprio all'ultimo minuto in parità. Quindi dopo un inizio un po' balbettante hanno risalito la china e adesso diciamo che nell'ultima partita hanno fatto una vittoria prestigiosa contro il Preturo, che è secondo in classifica, quindi si sono rimesse veramente in carreggiata per i playoff. Poi hanno fatto un colpo sul mercato, hanno preso il centrocampista Marcone e in più so che stanno alla finestra per vedere se possono fare ulteriori colpi per migliorare il livello tecnico e qualitativo della squadra, altrimenti non faranno colpi giusto per raggiungere, diciamo, numericamente dei giocatori, vogliono alzare il livello qualitativo. E in più, diciamo che il loro obiettivo iniziale era raggiungere i playoff e credo che la squadra di Mister Isotti, che saluto in quanto è un mio conterraneo, abbia tutte le carte regole per raggiungere l'obiettivo. A mio avviso, se la giocherà fino all'ultimo, con ottime possibilità di riuscita. Anche qui alla Sim c'è qualche ragazzo, qualche giocatore che tu hai avuto ai tempi del Bisendi, no? Se non ricordo Sì, male. non proprio. C'è Pancione, mi Icaro, sembra. sì, pa e Pangione, sì, esatto. Pangione, esatto. Andrea Pangione, che negli anni del Bisendicalcio direi che Difensore faceva differenze goleador. anche riduttivo. È stato veramente un giocatore di altissimo livello e ci ha dato una mano incredibile. Il difensore goleador, uno dei giocatori, diciamo, a questi livelli più forti che abbia mai visto. Mister Palmarini, che ho saputo grande amico anche Sì. di mister Isotti, Luca ha dato un 7, possiamo essere d'accordo? Sì, sono d'accordo sul 7 dato da Luca. Mi sbilancio un pochettino e dico che per me la Sim, non solo quest'anno, ma anche negli altri anni, è sempre stata la squadra che ha espresso il miglior gioco. Forse quest'anno, anche per gli infortuni, per i troppi infortuni che hanno avuto,
Sono lì sotto la zona playoff, però sono sicuro che a fine campionato. Vedi una risalita, insomma, vedi tra le squadre che Assolutamente sì, possono una delle più forti. fare meglio dell'andata. Ti chiedo anche qui il derby, com'è andato? Che partita è stata con gli amici della Sim? Anche con la Sim purtroppo risulta lo sfavorevole per noi, abbiamo perso 0-2 in casa, una partita dove le singole giocate hanno fatto la differenza. Ha fatto un gran gol Camillo Ponziani Ponziani. e poi un calcio di punizione di Lorenzo Fatati dai 30 metri, l'ha messa sotto l'incrocio. Lui ce l'ha, noi abbiamo sbagliato un calcio di rigore anche in quella partita. Sprechiamo tanto, però alla fine è stata una bella partita, combattuta, giocata a viso aperto, hanno meritato Eh sì, ma comunque i voti poi non sono messi lì a caso, perché poi vedremo anche la classifica, abbiamo detto, sono due squadre di alta, altissima nel caso del Lions Villa. Classifica. Chiudiamo questa prima parte delle pagelle di seconda con gli amici del Collaterrato. Luca, hai dato una sufficienza. 6 per il Collaterrato, titolando stagione altalenante con calo evidente nella fase centrale. Sì, ho dato la sufficienza piena. Trova le parole giuste perché qua abbiamo Sì. il mister che ti può. No, il mister è un amico, so che diciamo, capirà il mio giudizio, che comunque è un giudizio positivo, comunque la sufficienza, sono a metà classifica, ampiamente in linea con il loro obiettivo stagionale, che è quello di una salvezza tranquilla. Io penso che l'obiettivo lo raggiungeranno senza problemi e glielo auguro di cuore. Sì, hanno fatto 4 vittorie, un pareggio, 6 sconfitte, però hanno ottenuto veramente vittorie importanti. Anche roboanti nel risultato. Credo che con la rosa attuale, come diceva il mister, non faranno grandi movimenti di mercato, possano veramente raggiungere una salvezza tranquilla e poi giocare, diciamo, in scioltezza. Una volta raggiunta la salvezza, magari cercare anche di raggiungere obiettivi più lusinghieri. Però comunque il 6, la sufficienza è meritatissima. Sufficienza di Luca Salini Sì. al Collaterrato, mister. Sì, giusto così. Alla fine ci troviamo in una posizione che è di metà classifica, anzi dobbiamo stare attenti alle squadre che sono sotto, perché comunque non è che abbiamo un grande distacco da quelle squadre. Eccola qui, grazie Pietro. Dà perfettamente ragione Luca. Purtroppo abbiamo avuto un calo nella parte centrale del campionato. C'è proprio un bel buco tra le squadre di sinistra della prima parte della classifica fino alla Sim e poi due campionati, insomma, sembra da questa classifica. Sì, le squadre che vediamo alla sinistra della classifica hanno qualcosina in più rispetto a tutte le altre. L'hanno dimostrato, se si trovano lì non è un caso. Noi purtroppo non siamo riusciti mai a vincere, ad esempio, fuori casa. Questa è una cosa che alla lunga. Le motivazioni, cercato di individuarle, il terreno di gioco, fattori Allora, ambientali. non tanto il terreno, perché fortunatamente anche nell'Aquilano oramai sono tutti campi d'erba Sintetici, sì. sintetici, penso sia solo il Pianola e il Capitignano che hanno il campo di terra. No, allora, affrontare le squadre aquilane è difficile, perché comunque sia la trasferta, a volte ci vuole un'ora, a volte un'ora e mezza, come arrivare a Monterealo o Capitignano, però poi sono dei campi caldi. Loro fino al 90° ci provano, hanno il pubblico dalla loro, perché anche in seconda categoria ci sono persone che seguono fortunatamente le squadre. Anzi, a volte più scendi di Sì, categoria, più vedi sì. gente al campo. Niente, abbiamo fatto risultato pressoché in casa e abbiamo fatto un ottimo pareggio la prima giornata a Scoppito, che secondo me sarà forse la rivale dei Lions. È una squadra fortissima. Per il momento avete tolto 2 punti, quindi avete fatto un bel favore Sì. ai Lions. Allora ci fermiamo qui, grazie Luca per questo primo contributo, ma ti chiederemo ancora di stare qualche minuto all'inizio della seconda parte di goleada perché abbiamo da dare il pagellone delle teramane di seconda D, che sono 4 se non mi sbaglio, quindi rimani collegato e ci vediamo con te, col mister Palmarini, subito dopo la fascia pubblicitaria.
Ben ritrovati sempre in compagnia di Dante Palmarini, tecnico del Colleaterrato, 14ª puntata di Goleada. Siamo ancora fermi, non si gioca nel dilettantismo, riprenderà prima l'Eccellenza il 30 gennaio, poi 13 febbraio, promozione prima e seconda categoria, in attesa anche di sviluppi per quanto riguarda la terza categoria. È un campionato molto pieno di squadre, quindi anche ci saranno tante giornate, a differenza magari della seconda, in cui si dovranno giocare soltanto 11 giornate. Nel nostro girone sì. Teoricamente anche iniziare a marzo non darebbe problemi a un regolare svolgimento del campionato. Abbiamo ancora Luca Salini in collegamento con noi, autore ormai delle celebri pagelle. Abbiamo già dato quelle della seconda A, adesso daremo anche quelle del girone D di seconda categoria. Sto parlando delle quattro teramane: Cellino, Bisenti, Valle Delfino e Castilenti. Segui anche l'altro girone tu, mister? Sì, alla fine mi piace seguire anche gli altri gironi. Sinceramente seguo di più quello teramano, quello esclusivamente composto da scuole teramane, perché sono squadre che conosco di più, allenatori che conosco di più, giocatori che conosco di più, però anche il girone misto Teramano e Pescarese, qualcosina... Cerchi di avere un po' un'imparinata generale. Ricordiamo che daremo le pagelle del girone tutto Teramano di seconda categoria, quello è mercoledì prossimo, nella 15ª puntata di Goleada. Lì insomma ci saranno tante squadre, 15, 16 squadre, tutte teramane, anche l'Angelese ce la mettiamo, Angelese di prima categoria, tutte teramane credo di seconda, senza nessuna squadra, né Pescarese né Aquilana. Allora Luca, andiamo nel tuo girone, io lo chiamo girone Salini. Posso dire così, insomma, è un girone che conosci bene, ci sono le squadre insomma che sono della tua zona di origine, quindi Bisenti poi ti ha visto anche un dirigente importante per alcune annate, per cui credo che tu abbia il polso della situazione di queste squadre, come sempre ci ragguagli poi durante il corso dell'anno. Sì, è un girone misto, come dicevate voi, quest'anno è particolarmente livellato verso l'alto, ci sono state delle sorprese, tra cui la squadra del mio paese, il Bisenti, che sta facendo un ottimo campionato, e forse un po' più, diciamo, ci sono un po' squadre del Pescarese che è in bassa classifica, che di cui mi aspettavo forse qualche risultato positivo in più. Però comunque è un girone che conosco molto bene, ho tanti amici sia nel Bisenti che nel Castilenti che nella Valle Delfino, amici dirigenti, anche giocatori, quindi li sento spesso. Sono pronti, hanno iniziato negli allenamenti? Allora, il Castilenti non ha iniziato in quanto hanno diversi casi. Per quanto riguarda la Valle Delfino mi ha detto Di Battista che a giorni dovrebbero ricominciare la preparazione, anche se anche loro hanno avuto dei casi, però pare che la situazione si sta un po' rasserenando. Ovviamente inizio un nuovo campionato, diciamo, la pausa è stata lunghissima, tieni conto che dal 5 dicembre si tornerà a giocare il 13 di febbraio, quindi diciamo che si riparte da zero, comunque le squadre avranno anche l'opportunità di mettersi ancora più in carreggiata attraverso il calciomercato, la finestra che si dovrebbe riaprire a breve, in 2 settimane, quindi sarà un bel giorno di ritorno. Che intanto stiamo vedendo, c'è una squadra addirittura a 0 punti, credo l'unica in tutti i campionati regionali, sto parlando della Torre Calcio, squadra pescarese, ferma a 0. Andiamo a vedere poi magari alla fine del pagellone, ridiamo un'occhiata alla classifica globale. Hai dato 2 ottimi voti sia a Cellino che a Bisenti. Partiamo con gli amici del Cellino, voto 7,5, partenza sprint, flessione centrale e poi ripresa nel finale. Sì, il Cellino sta facendo un ottimo campionato, hanno avuto un periodo di flessione tra la terza e la settima giornata dove hanno avuto 2 sconfitte,
anche per cause, diciamo, legate ad infortuni e a casi di Covid. Poi si sono ripresi, hanno fatto 3 vittorie ed un pareggio nella parte finale. Quindi diciamo che il Cellino prepotentemente è tornato alla ribalta. Tieni conto che è il primo attacco del campionato e ha la terza miglior difesa. Ha segnato 27 reti e ne ha subite 11, se non erro. No, 13, scusami, 13 subite e 27 reti fatte. Hanno fatto 6 vittorie, 2 pareggi e 3 pareggi e 2 sconfitte. Quindi è veramente forte. Poi ovviamente sento spesso il direttore sportivo Alessandro Di Marco, il quale mi ha dato una notizia dell'acquisto di Umberto Sperini e mi ha detto che stanno alla ricerca anche di qualche altro colpo per migliorare ulteriormente la rosa, soprattutto cercano un attaccante. Eh sì, da Quindi qualche mese già che sono alla ricerca disperata di una punta, ma questo acquisto alza di tanto, insomma, lo spessore, la caratura assolutamente. anche di esperienza della squadra. Sì. Il Cellino è ad un punto dalla terza. Scusami, è un punto dalla seconda, quindi a mio avviso si giocherà fino all'ultimo anche la possibilità di superare il Cepagat. Ovviamente con il nuovo acquisto le probabilità di ottenere risultati migliori e quindi di salire in classifica aumentano. Non so per quanto riguarda il primo posto, perché il Villanova è veramente forte, ha fatto 9 vittorie e 2 pareggi. Però diciamo che per quanto riguarda i primissimi posti, il Cellino sarà protagonista fino alla fine. Mister, l'acquisto di Sperini, che immagino tu conosci benissimo, può Sì. dare, ecco, quello step che manca al Cellino. Sì, potrebbe aiutare veramente il Cellino a arrivare fino in fondo, perché comunque è un giocatore esperto, un giocatore che può giocare in attacco, può giocare a centrocampo, che con una giocata ti può risolvere la partita. Io spero per gli amici del Cellino che comunque fino alla fine del campionato, so che il Villanova, se non sbaglio, primo in classifica, è veramente una squadra forte, però mi auguro che fino alla fine se la possano giocare. E sarà così, se non per il primo posto, per la corsa playoff. 7,5 dato da Luca anche al Bisenti Sì. Calcio, la squadra rivelazione del campionato. Quindi sei stato generoso con gli amici del Bisenti. Qualche volta, insomma, quando c'è stato da pungolare, non ti sei sottratto. Questa volta 7,5 è titolo di rivelazione del campionato. Sì, assolutamente. A mio avviso è la squadra proprio sorpresa del campionato. Ha fatto 5 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta sola in casa contro il Villanova che va fortissimo. E tieni conto poi che diciamo che gli obiettivi iniziali consistevano in una salvezza tranquilla, come ci ha detto anche il mister che abbiamo intervistato sulla tua emittente. Poi adesso si ritrovano ad un punto dal Cellino, quarti in classifica, con grandi probabilità di giocare i playoff. Soprattutto è importante evidenziare che si tratta di una squadra composta prevalentemente, se non interamente, da ragazzi locali e ragazzi giovani di 22, 23, 24 anni. Quindi diciamo Questo era un tuo pallino, non. no? Sarebbe stato un tuo pallino questo del. Sì, diciamo che ai miei tempi eravamo una squadra forse un po' più esperta con giocatori, come posso dire, che facevano più la differenza, più avviati e diciamo formati. Adesso loro hanno stretto delle sinergie importanti anche con squadre locali e quindi stanno veramente facendo un gran campionato. Io veramente gli auguro il meglio ai compaesani, anche perché comunque non è facile fare calcio nei piccoli centri dell'interno, anche perché magari i giocatori difficilmente si scelgono di andare a giocare a Bisenti. Poi tieni conto che il campo è ancora il Uno campo dei in pochi terra, ancora rimasti in terra, uno dei sì. pochi ancora rimasti in terra, quindi veramente gli va dato un grande applauso. Ovviamente devo dire che la squadra è veramente di buon livello, perché oltre a Filippo Di Sabatino, di cui ho sempre parlato in trasmissione, ma vorrei sottolineare anche i ritorni del capitano storico, anche ai miei tempi, Federico Alberoni e Nino Liberati, che
diciamo, in seconda categoria, se non fanno la differenza, poco ci manca. Mister, una squadra come il Bisenti era partita un pochino a fari spenti, però a detta di Luca, ma oggettivamente è così, comunque si sta ritagliando uno spazio importante all'interno del campionato, superando anche le difficoltà logistiche della distanza, andare a giocare per esempio, i ragazzi di Teramo, arrivare a Bisenti è complicatissimo, il terreno di gioco ancora in terra, ma l'entusiasmo, ecco, della società e dei ragazzi di Bisenti sta andando, superando ogni ostacolo questa stagione. Sì, d'accordissimo con il voto dato alla Luca, anzi forse pure qualcosina di più, perché da come ho capito comunque non avevano chissà quali aspettative, invece si ritrovano lì a ridosso della zona playoff, come dicevi tu Angelo, giocare a Bisenti soprattutto da avversari è difficilissimo. Hai ricordi? Sì, penso di non esserne mai uscito vittorioso. Ma non solo tu, è una cosa abbastanza usuale, capita spesso agli ospiti che vanno lì a giocare a Bisenti. E allora scendiamo come votazione. Luca ha dato un 6,5 alla Valle Delfino, stagione travagliata, ma a 3 punti dai playoff. Quindi stagione travagliata, ma rimediabilissima, no? Sì, diciamo che non erano partiti bene gli amici della Valle Delfino. Diciamo che le aspettative erano molto più alte, però si hanno diciamo, 15 punti, si trovano a 3 punti da playoff. Nelle ultime 5 partite hanno fatto 4 vittorie, l'ultimo dei quali, l'ultimo pareggio l'hanno ottenuto in casa contro il Castirendi all'ultima giornata prima della sosta. Dopo la sconfitta per 8-1 contro la Lettese, hanno avuto un confronto interno, diciamo che è scattata quella scintilla che ha fatto sì che la squadra risalisse anche posizioni importanti di classifica. Per quanto riguarda il mercato, non faranno dei movimenti, puntano a recuperare gli infortunati della Rosa e a valorizzare i ragazzi della Juniores. Diciamo che la Valle Delfino è stata veramente falcidiata dagli infortuni. Infatti, mi diceva il dirigente di Battista che hanno avuto la rosa al completo per la prima volta a fine settembre. Quindi diciamo che hanno raddrizzato una stagione che veramente era partita male, però adesso, a mio avviso, se la giocano a viso aperto per disputare i playoff. Anche se non dovessero arrivare ai playoff, però Angelo, la società è tranquilla e continuerà per la sua strada perché l'obiettivo loro è far divertire i ragazzi. E di questo gli va dato veramente atto e merito. Assolutamente, assolutamente così. Facciamo i complimenti alla Valle Delfino, a tutte le società che hanno questo intento, questo spirito, e soprattutto perché hanno raddrizzato una stagione, hanno invertito totalmente la rotta. Ricordo le prime giornate complicatissime, ma poi la squadra più in forma, praticamente adesso c'è una lunghissima sosta, ma prima di Natale penso era la squadra che nessuno voleva incontrare sul suo cammino. Chiudiamo con il Castilenti, c'è l'unica insufficienza data da Luca a squadre di seconda D, che viene data appunto data al Castilenti, voto 5, girone sfortunato e al di sotto delle aspettative. Sì, guarda, mi dispiace tanto perché il presidente Giuseppe Mazzocca è un mio amico, però obiettivamente diciamo che i risultati sono abbastanza deludenti, anche se devo dire che nelle ultime due partite hanno fatto 4 punti e quindi sottolineo la vittoria che hanno fatto contro il Torre Calcio, che è l'ultimo in classifica, e il pareggio in casa della Valle Delfino per 1-1 che è veramente un risultato importante. Sul mercato hanno preso Keita dalla Rosetana che ha già fatto diversi gol. In più mi diceva il presidente che stanno cercando ulteriori acquisti. So, e a fine dicembre hanno preso Simone Maggi che è un centrocampista preso da Francavilla. Veramente sarà difficile per gli amici di Castilenti, anche perché tieni conto che hanno il peggior attacco con 11 gol. Hanno fatto soltanto una vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte. Quindi sarà veramente difficile ottenere la salvezza, diciamo, diretta, però diciamo che
nel giorno di ritorno, a mio avviso, il presidente potrà dire la sua e cercare di raggiungere l'obiettivo che si erano prefissati all'inizio, soprattutto se gli infortuni non causeranno ulteriori fastidi alla squadra. Anche perché per quanto riguarda i playout, mister, vige la regola, insomma, della distanza punti, retrocessione diretta soltanto l'ultima, no? Sì. Quindi in questo caso, se la Torre dovesse, come sembra, retrocedere, poi dopo saranno le altre a giocarsi i playout, che noi auguriamo al Castilenti di evitare, ma quantomeno giocare con i favori è importantissimo, importantissimo Assolutamente, in assolutamente. queste categorie, quindi scalare almeno qualche posizione. Io voglio ringraziare Luca Salini, ti ho già rubato troppo tempo. Luca, ti ringrazio tanto per queste preziose pagelle, questo Piacere. prezioso contributo. A questo punto noi proviamo anche a riproporti per la settimana prossima con tutte le altre teramane di seconda E che aspettano. Va benissimo, sono a completa disposizione. Saluto te Angelo e il mister Palmarini, a cui faccio un grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Ciao Luca, crepi il lupo, grazie. Grazie Luca, buona serata, grazie Ciao. ancora. A Buona serata Angelo, buona serata. mercoledì prossimo. Allora, adesso abbiamo una parte chiusa un po' questa parentesi ampia per le squadre di seconda teramana. Adesso abbiamo una parte più personale del mister qui ospite Dante Palmarini, giovane ma già con una certa esperienza, 33 anni, no? 33 anni ma già 4-5 stagioni alle spalle come tecnico di prime squadre. Abbiamo qualche foto, abbiamo raggranellato un po' qualche foto per parlare un po' del tuo passato, delle tue esperienze che ti hanno portato poi a essere l'allenatore è la persona che sei. Iniziamo da questa. Allora, questa praticamente è una foto con la scuola calcio Bonolis Teramo. Niente, lì eravamo io, c'è il mister Tawà, Vincent, grande sì, attaccante. bomber, e in più c'è Paolo Cassini che anche lui ci dava una mano. Quello è un bel gruppo di ragazzi del 2009. Niente, sono stati anni bellissimi. Esperienza è stata che cosa ti ha dato uno tra i più importanti settori giovanili comunque della città di Teramo che vanta non so quante Sì, centinaia di ragazzi. numerosi iscritti, niente, una bella realtà. C'è un grande presidente, Massimo D'Aprile, che ringrazierò per sempre per avermi dato Per averti l'opportunità. lanciato, per Sì, averti. perché comunque ho iniziato lì. Ovviamente anche Luca Di Domenico, vicepresidente, che ho ritrovato dopo tanti anni perché mi aveva allenato al Teramo quando facevo le Tu giovanili. hai giocato fino a che età? Hai Ho smesso più o meno intorno ai 20 anni, cioè, quindi ho fatto le giovanili? fatto giovanili, ho fatto un paio d'anni in promozione, in prima e niente, poi mi sono fermato. Seconda foto. Qua c'è una Questa, coppa. Qua c'è una coppa e sì. Questo siete allo stadio. è Castel di Sangro. Ah, torneo, sono Sì, stato l'ultimo torneo, bellissimo, bellissimo torneo, Givova. Bellissimo torneo con realtà anche fuori regione. Lì abbiamo vinto con il gruppo 2008 contro il Sorrento in finale, che era stata l'unica squadra che ci aveva battuto nel girone. Quindi una doppia soddisfazione, ma soprattutto per i ragazzi, perché fare 4-5 giorni fuori a quell'età per noi è una responsabilità perché comunque devi Che stare annata mo era che e quello lì è un gruppo 2008, parliamo di 4 anni fa, quindi loro quindi facevano parliamo di Pulcini, 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 sì. ok. Lì c'è il mister Guido Misticoni, che anche lui devo ringraziare tantissimo perché il primo anno alla Bonolis mi hanno messo nel suo gruppo. Poi dal secondo anno mi ha detto vai, puoi andare da solo. Segui Quindi ancora la crescita di ringrazio qualche ragazzo, magari che sì, so che molti di loro oramai stanno con il Teramo Calcio e altri addirittura con il Pescara. Quindi sono era molto molto una bella contento. annata che avete contribuito Sì. a crescere qualche anno fa. Questa è una foto bellissima, una foto bellissima a cui tengo tantissimo.
perché negli anni con la scuola calcio praticamente abbiamo portato avanti un progetto con l'Associazione Italiana Persone Down di Teramo e per 3 anni ho fatto delle lezioni a questi ragazzi. È iniziato tutto casualmente, era un altro istruttore designato a fare questo percorso, poi non è potuto andare. Il E destino. dopo quel primo incontro mi hanno detto: "Guarda Dante, se vuoi continuare, a noi farebbe piacere." Abbiamo fatto questo percorso insieme per 3 anni, ho dovuto lasciare solo a causa del lavoro, perché comunque non mi permetteva. Posso solo dire che se io, non lo so, se non li avessi incontrati, forse, mi sarei perso tanto, tanto, tanto. Io dovevo insegnare a loro qualcosa, ma loro hanno insegnato tanto Ti a me. capisco bene perché anch'io, insomma, lavoro in quell'ambito, quindi ti capisco benissimo le tue parole. Ancora altre vittorie? Cioè, no, questa è una Sì, foto. questa è una foto prima, penso, di un torneo. Lì dovrebbe essere notaresco? Questo è Sì, notaresco, se non esatto, sì. sbaglio. Niente, più che accorgimenti sulle partite, lì erano indicazioni su come comportarsi. Ecco, i bambini per molti, insomma, non è semplicissimo. Tu che metodo utilizzavi per tenerli compatti, per, ecco, questo No, del io comportamento? parlavo tanto, tanto con loro. Parlavo con loro, gli spiegavo le cose come erano, quello che dovevano fare, che potevano fare, le cose che erano meglio evitare. È Poi stata una vabbè. parentesi del tuo percorso, in futuro magari non escludi di poter Non tornare. escludo perché, non lo escludo perché veramente, mi è piaciuto tanto stare con i bambini. Anche perché rispetto alle prime squadre i bambini ti vedono veramente come È un certo, dio, cioè nel più di un senso allenatore, un formatore, una persona sì. Questa fondamentale. Questa è un'altra vittoria, è poi c'è un'altra bella un'altra. vittoria a Castelnuovo, abbiamo vinto un torneo in finale contro la San Benedettese e questo qua è un gruppo 2007. Anche tra questi ragazzi so che tanti di loro stanno con il Teramo Calcio, un paio a Pescara, quindi sono veramente contento per loro. Possiamo scorrere ancora. Questa è una premiazione sempre a notaresco Un del gruppo. cartello hanno in mano ai Sì, bambini. perché soprattutto nelle categorie più piccole spesso cioè non viene dato il primo, secondo, terzo posto, ma viene data una targa per aver partecipato. Partecipazione, Sì, sempre con sì. Vincent Awa. Sì. Abbiamo fatto un anno intero insieme. Poi abbiamo qualche foto che riguarda più la tua parte da allenatore dei grandicelli. Questa è a Paternò Tofano. Sì, questa è una bella partita che ricordo volentieri perché avevamo appena vinto il derby con il Campli. Derby con il Campli prima di Qua non c'era distanziamento Natale. all'epoca, No, no, era come pre-Covid. si vede da. Sì, grande soddisfazione. Ancora qualche foto e abbiamo concluso. Questo è il mio primo anno a Paterno. Primo anno a Paterno e abbiamo fatto 6 vittorie su 6. Le prime giornate, prime Nelle partite, prime sei 6 partito vittorie, 6 su 6, anzi, quindi un. 18 Avevi iniziato? punti, sì, stavamo proprio primi in classifica, sapevamo che Ricordo, sì. Sì, c'erano squadre più forti e più attrezzate come il Moro Paganica, che comunque non c'entrava niente con la categoria, poi infatti alla lunga hanno vinto il campionato. Però fare 6 vittorie di fila è stato bello. vi aveva lanciato. E questa è un'altra, immagino, un'altra post-vittoria Sì, con due fisso, perché. allora sì, eravamo soliti festeggiare con questa cosa al due fisso, soprattutto le vittorie fuori casa, quella non abbiamo fatte tante, e qui era lo stadio dell'Aquila contro il Moro Paganica. E siamo stati l'unica squadra che in tutto il campionato ha vinto in quello stadio. Grande soddisfazione. Vincemmo 3-1, quindi una bella vittoria. Sì, una soddisfazione. Assolutamente, assolutamente. Noi ti ringraziamo, mister, per questa bella oretta passata insieme. Ti auguriamo, come a tutti i tecnici e a tutte le società, di tornare a prestissimo, non solo negli allenamenti, ma anche alle partite, al calcio giocato.
Sei giovane, ma si riesce a capire, no? A percepire la passione che ci metti, anche la competenza. Spero di poter venire presto a vedere anche le tue squadre, come giocano, come anche ha detto Luca Salini, che insomma è anche godibile, spettacolare il calcio che proponi, ma soprattutto un grosso in bocca al lupo per la tua stagione e per la tua carriera. Grazie mille Angelo, grazie mille per l'invito. Crepi il lupo. Noi ci rivediamo tra qualche giorno, tra una settimana per la precisione, mercoledì prossimo. E a presto torneremo anche con la goleadina. L'ultimo a vincerla è stata Angelo Di Vitantonio, l'ultima del 2021. Appena ripartiranno i campionati, subito ripresenteremo una nuova goleadina. Simpatico, insomma, mascotte, rubrica all'interno della nostra goleada. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buon proseguimento con i programmi di Super J, a tra poco con È Comune, condotto da Dorotea Mazzetta. Buona serata.